Buongiorno a tutti carissimi, amicissimi di HPissimi, bikerissimi. Va bene, lo smetto. È prima mattina, non so neanche quel c***o dicendo. Comunque, dopo una breve pausa post ferie per recuperare l'integrità delle mie chiappe che ho dovuto mettere a bagno nell'amido per tutti i chilometri che ho fatto in moto, adesso si va finalmente. Roberta voleva tanto andare a fare un giro in moto, voleva che la portasse a fare un giro in moto. Che bello quando la tua ragazza ti chiede portami a fare un giro in moto. E niente, oggi girettino abbastanza easy da Vigevano al Mottarone e poi si ritorna. Deve essere a casa presto perché la signorina deve andare via. Quindi pure io che all'inizio volevo andare al passo San Marco e invece un cazzo compa. E devo anche far benzina. Facciamogli sentire subito a Pietro come cazzo si prospetta la giornata con un bel cazzo di un 4 cilindri. Sì, però se ti levi da c***o magari. Palombaro. Sì, da Palombaro davvero però. Ciao. Ciao. Piacere Pietro. Roberta. Osservate la potenza indomita di quest'uomo. Tutta di quattro taglie più grosse si va a comandare. Tutte le protezioni vanno al loro posto. Colazza. Colazza e poi si parte. Perfetto, colazione fatta, Pietro raccattato, anche se non lo vedo già più dagli specchietti, siamo partiti da 20 secondi. Molto bene, controllo elettronico velocità. Fuck! E adesso ci dirigiamo verso il Mottarone. Fermo lì tu, fermo lì. Andiamo direzione Novara verso il Mottarone. Ah, la ridente Vigevano. Ridente. Via dalle palle! Dai, 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 dai. Via, 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 su, fuori dal cazzo. Via, via. Dai, allora, Urban Cruiser. Sì, allora, Duma. Cri, cri, cri. I grilli. E uno. Non c'è cri, basta. Cri, cri, cri. Effettivamente che non faccio un giro in moto da quando sono tornato dalle ferie il 26 di agosto e siamo al 19 di settembre. Mi sono preso un bel riposo che non ne potevo più, cazzo. 3000 km in due settimane, anche di più forse, aiutatemi. Sono maledetto. Che bello quando a ogni cambiata lo scarico fa pum, poi cambio, pum. Ah, che soddisfazione, ti mette felice proprio. Dai Pietro, fai andare con i 70 cavalli. Ah, Pietro ha una Kawasaki ER6N del 2014 con uno scarico che di legale forse ha solo le mostrine. Neanche. Lancia tema, minchia, da quanto tempo che non ne vedevo una. Esiste ancora? Pam, pam. Quindi ragazzi, possiamo rivederci direttamente sul Mottarone perché da qui a là è tutto un drittone unico ed è altamente noioso. Con una fantastica magia, adesso ti spacco il culo, con una fantastica magia.
il DB Killer. Non ci posso credere. Ha perso il DB Killer. Fantastico. Scendi. Ha perso il DB Killer. Sì, il problema è che è incandescente. Stavo fumando. Eh sì. Cazzo. Aspetta che lo, che lo chiamo. Butta la pizza. Non rimetterlo dentro. Salta fuori ancora. Se non hai la vite, appena apri che esce più pressione, salta fuori. Se mi arrivava in fronte, vedevi te quanti schiaffi che ti davo. Ma dopo lo mettiamo. E anche oggi il titolo clickbait ce l'abbiamo. Hai fatto il video? Certo. Tutorial. Vabbè, dopo questa perla che vi stavo per salutare, ci possiamo rivedere direttamente sul mottarone. Boom. Siamo arrivati. Siamo entrati all'imbocco del mottarone dopo esserci persi Pietro un paio di volte. Adesso divertiamoci col cervello. Come diceva l'altro Pietro, divertiamoci col cervello. Ostia, strada sporca, cazzo, qua è franata. Comunque devo dire che le M9 mi hanno davvero stupito e posso ritenermi alla stragrande soddisfatto, anche perché è la prima volta che porto la mia ragazza da quando ho sulle M9 e devo dire che la moto si comporta in maniera eccezionale. Con le altre gomme, con le Road Tech, avvertivo una differenza tra quando ero da solo e quando portavo il passeggero, mentre con queste gomme la moto rimane pressoché agile allo stesso modo e mi dà la stessa sicurezza. Infatti riesco a fare pieghe un po' più azzardate, un po' più pendellate, senza troppi problemi, e al di fuori del fatto che il passeggero segua, non segua, sia bravo, non sia bravo, ma proprio avverto una differenza, cioè rendono la guida col passeggero molto più piacevole, molto più fluida, si comportano davvero davvero bene, quindi le consiglio caldamente. Costicchiano un po' perché siamo sui 300 montati, penso che sia una cifra sì, un po' alta, ma ci può anche stare, però li valgono tutti e posso davvero dire di essere altamente soddisfatto, sono davvero contento. Le pecore, le capre. Beh, cosa ci facevi a mangiare l'erba a bordo strada? Che pezzo di merda che sono. Ah, il vespino tattico, il vespino sgravato, quello pazzo esagerato. In tre? Criminale. No, così no. In tre, ma cazzo, ma si può? Vabbè che andava piano, però non si fanno ste cose. Strada chiusa? Scendere, quindi